10 e cominciamo leggendo l'account di Gianni GP Pacinotti, che una settimana fa scriveva questo: oroscopo, questo è il mese del Sagittario, essere del Sagittario non significa un cazzo, non modifica in nessun modo la vostra vita, vostra salute, vostro lavoro, vostri amori, vostro carattere. Un abbraccio a tutti i Sagittari. Questo era l'oroscopo fatto da GP. Tante le reazioni a questo tweet, per esempio: GP, io sono Toro, sai dirmi cosa mi dicono le stelle? È partita una consulenza nuova stasera a Propaganda Live, inaugurerò la mia rubrica dell'oroscopo in diretta, non mi fraintendete, mi sono preparato, non è la solita presa per il culo, è una cosa seria che vedremo adesso qui sul palco. Gianni GP Pacinotti a Propaganda Live. Posso avere anche una cassa? Sì, portate in banchetto. Di cosa necessiti? Di questa per appoggiarci i fogli, perché se no li posso tenere in mano. Ho studiato. Guarda che cosa, guarda che mutato, cioè, so, allora, questo è il testo che devo utilizzare. Questo è più dei cucini, dura? Cioè. No, ma cerco di fare il prima possibile. No, ma che prima possibile? Allora, ma in realtà ho... Oh, oh. Vuoi che te li tengo? No, 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 li prendo un pochino alla volta, non è un problema. No, sì, un po', ecco, prendili a mazzi, facciamo prima, almeno. Allora, sì, facciamo... Prendi una cinquantina alla volta, forse? Cinque alla volta, va bene. Ok, non abbiamo tempo. No, la questione è che, è vero, ho fatto un tweet stupido sull'astrologia. Sì. E chiaramente mi sono arrivate molte critiche di astrologi o di appassionati dell'astrologia o di persone che comunque leggono il loro sogno, il loro segno la mattina sul giornale. Grazie. E allora ho detto, non è che ho preso una cantonata, cioè non è che magari... cioè, io sono uno scettico, no? Sì. Sono un razionalista. Sì. Però ho detto, magari mi sono sbagliato, cioè magari davvero astrologia ha una base scientifica, e quindi ho studiato. Questa settimana? Questa settimana. Ho studiato sempre, tutti i giorni, e cosa ho trovato? In effetti non c'è nessuna base scientifica. Perfetto, quindi possiamo buttare... No, sì. E quindi ho fatto l'oroscopo come cazzo mi pare. Fantastico. Va bene. Però in maniera, come dire... Io mi vergogno... Allora... Io in realtà sarei un fumettista, io so fare quel mestiere lì, sì, lo sa fare molto, faccio stare a fumetti. Sei mancato da questo palco anche per sono mancato perché ho fatto un libro molto serio, molto doloroso per me sulla scomparsa di mia mamma, e sono stato molto male, e questa è una reazione, fare lo stupido è un mio modo per rimettermi in carreggiata dalla legnata che ho preso. Molto bene, che vergogna. E leggo chiaramente perché non sono un attore, non so memorizzare neanche una pagina e ne ho quattro da fare. Allora, iniziamo con i pesci. Pesci. C'è una musica? Ah, giusto, mi fai una musica? No, mi ci vuole una musica. Pensa agli astri che ci osservano, no? E calano su di noi il loro influsso magico. Sì. No, morbida, è morbida. Poi col tempo la fai salire di groove, diventi funky. Ma per chi l'ha presi? Ma stanno a fare tutto loro. Ma no, la stessa domanda. Ok, questa va bene. Vai. Pesci. No, vabbè, Gio Pesci. Questo è proprio l'oroscopo di Gio Pesci. All'oroscopo di Gio Pesci. Non credo che gliene freghi nulla a nessuno. Invece il Sagittario. Io, ad esempio, sono un Sagittario. I nati sotto il segno del Sagittario sono tutti... Cioè, voglio dire... lo zodiaco, l'oroscopo ha questa caratteristica che praticamente determina proprio il nostro carattere, no? Ad esempio a me è successo una volta di... Ridi. No, ma cosa seria. Come fa l'oroscopo? A me è successa una cosa, ad esempio una volta ho incontrato una persona, tra l'altro più grande di me di parecchi anni, con la quale ho legato subito, un altro toscano come me, e sai questa cosa che noi andavamo in giro ad esempio per i boschi intorno a Firenze in auto la notte, parlavamo di tutto e scoprivamo un sacco di punti di contatto tra di noi, sembravamo quasi fratelli, quasi cugini. E un giorno mi ricordo che proprio non riuscii a trattenermi e gli chiesi: scusa, ma te di che segno sei? E lui mi disse: sai che sono del Sagittario? E gli dissi: cazzo, anch'io sono del Sagittario, cazzo, vedi, lo sai, dammi il 5, siamo dati il 5. Era Pacciani. No, e poi in realtà, più avanti... Si generalizza. Sì, no, poi in realtà più avanti ho scoperto che aveva mentito, in realtà era del Capricorno, quindi Capricorno, mai fidarsi degli amici del Capricorno. Ora leggo. Ma i pesci, torniamo ai pesci, non Gio Pesci. Ma l'hai fatti i pesci? Ah no, scusa. No, qui è tutto pesci. Vai. No, in realtà ci sono anche altri segni, qualcuno è dei pesci?
Nessuno è defeso a propaganda. Anche qua. 2-3, è una roba assurda di è andata così, percentuale. Adesso andiamo avanti, ma non è che possiamo guardare la data di nascita di tutti. Vabbè, ho capito, però insomma, tre soli no, proprio mi rovini tutto. Le minoranze sono un po'. Vabbè, andiamo avanti. Le dicevo, i pesci, non geopesci, ma proprio il segno zodiacale dei pesci. I pesci sono dei sognatori, sono persone che hanno una precisa idea del mondo, di come vorrebbero cambiare la società. I pesci sono dei leader nati, spesso hanno un obiettivo preciso nella vita e lo perseguono e lo portano a termine con grande determinazione. Un esempio, Osama Bin Laden era dei pesci e Matteo Salvini. Sapete quella cosa dei punti in contatto, no? Sai come ci si somiglia? Anche tu sei dei pesci. Ok, vabbè, mi rendo conto che sto facendo proprio della satira spicciola usando una bufala antiscientifica e lo so che gli uomini studiano le stelle da millenni e che soprattutto in passato, quando non ci stavano proprio a capire un cazzo della scienza, si sono affidati all'astrologia. Ma c'è qualcuno che si sta offendendo perché io piano piano infamerò l'astrologia? Nessuno avanti, di pesci. Non mette le mani avanti, va avanti, tranquillo. Ok, insomma, nel periodo in cui proprio gli uomini di fronte ai fenomeni naturali non sapevano che pesci prendere. Bella, questa è bella, questa è bella. Ora, giuro, non c'è. Si affidavano all'astrologia più che a delle vere scienze come l'astronomia o l'astrofisica. Le differenze tra queste discipline sono semplici. Chiunque si occupi di astrofisica, cioè chi studia seriamente l'universo e la sua enormità, non può che arrivare alla conclusione che la vita umana è solo una briciola infinitesimale meravigliosamente casuale nella vastità dell'universo. Per l'astrologia invece gli astri influenzano le nostre vite. Tutto gira intorno a noi. Saturno, nella sua maestà, nella sua bellezza e nella sua lontananza, invece di ignorare la nostra esistenza, la indirizza, ne cambia il corso, il carattere o addirittura ne influenza le giornate. Saturno si occupa di noi. A me questa cosa suona strana, però qualcuno potrebbe dirmi, ok, tu la stai buttando sul fatto della presunzione tipica occidentale che pensa che tutto giri intorno a noi. E mi potrebbe dire, però, guarda, faccia culino, che esistono anche i segni zodiacali cinesi. Ed è vero, c'è anche l'astrologia cinese, ci sono anche i segni zodiacali cinesi, che sono identici a quelli italiani, ma fatti in Cina un po' peggio, in condizioni di lavoro disumane. Ok, vabbè, Leone, giuro che e poi diventa più serio. Leone, i nati sotto il segno del leone, come tutti sappiamo, hanno un carattere molto forte e dominante. Infatti esigono di essere nati sopra il segno del leone invece che sotto. E Bilancia invece, qui ho quasi finito. Equilibrato. C'è qualcuno nella Bilancia? Allora, Bilancia. Sapete che l'oroscopo non soltanto vi dice il tipo di carattere che avete, ma può addirittura divinare le vostre giornate, cioè praticamente predire il futuro. Mi rialzate la mano voi della Bilancia? Ok, io ho fatto proprio l'oroscopo preciso della Bilancia oggi e ho visto che quanti di voi adesso si alzeranno dalla vostra sedia, andranno fuori e compreranno un gratta e vinci, vinceranno 100.000 euro. Però dovrete farli, da almeno ai miei studi, entro 5 secondi. 4, 3, 2, 1, tempo scaduto. È andata così, bravo. È andata così. Ora diventa serio. Ok, gli astri influenzano le nostre vite. Gli umani hanno questa fissa di darsi importanza. Per sentirsi unici e prediletti devono scordarsi di tutto. Devono dimenticare, per esempio, che i dinosauri, che non erano neppure le bestie più intelligenti del mondo, hanno abitato la Terra per 160 milioni di anni. Io credo che i dinosauri siano stati, a ragione in un certo periodo, convintamente sicuri di essere loro la specie più importante, i predestinati. E secondo me a un certo punto sono anche stati sicuri che gli astri influenzassero le loro vite. Che nel caso dei dinosauri, dato l'asteroide, era vero. Era vero, in quel caso era vero. Ma, ok. Ora, non bullizziamo i dinosauri, che è troppo anche facile. Anche perché, poverini. A parte i dinosauri, sapete quanti anni ha l'universo? Cioè, qualcuno di voi lo sa senza aprire Google al volo? Lui deve essere un fisico. Lui. A 14 miliardi di anni. 14 miliardi di anni. E l'Homo sapiens, cioè la nostra specie, da quanto tempo è sulla Terra? Ve lo dico io, sono 200.000 anni. Quindi noi abbiamo 200.000 anni di storia nostra. I dinosauri sono stati sulla Terra per 160 milioni.
Cioè noi siamo dei dilettanti al confronto. E ciò nonostante gli uomini sono sempre lì a noi, no? Tutto gira intorno a noi, sembra che tutto sia stato fatto per noi. Gli astri a influenzare le nostre vite, ad esempio. Oppure gli angeli a proteggerci, o Dio per giudicarci o amarci. Noi, tutto gira intorno a noi. Sapete, ogni volta che la deriva oscurantista comincia a soffocarmi, come in questo periodo, io faccio una cosa, io invito un astrofisico a pranzo, io ho un amico astrofisico che si chiama, posso fare anche il nome, è un amico caro, si chiama Amedeo Balbi. Io lo invito a pranzo e poi lo sto a sentire mentre parla. Ecco, lui mi fa sempre un esempio per spiegarmi l'età dell'universo. Lui prende un libro, io invece prenderò questa pila di fogli, se riesco, grazie caro. Lui usa questo esempio, lui prende un libro per dire l'età dell'universo, io uso questa cosa. Immaginate che questa sia tutta l'età dell'universo. Nella prima pagina, in alto a sinistra, nella prima riga, nella prima parola c'è il Big Bang. E qua in fondo c'è il presente, dove siamo adesso. Ora, secondo voi, la storia dell'uomo, la storia dell'Homo sapiens, dove sta in questo grande libro che è il libro della storia dell'universo? Perché capite che se gli astri condizionano la nostra vita, oppure Dio, vuol dire che noi abbiamo una grande importanza all'interno di questo libro. Noi. Ok, la storia dell'Homo sapiens, la nostra, è nell'ultima pagina, nell'ultima riga, l'ultima parola, l'ultima lettera. Gemelli, finito. Un grande applauso a Gianni Gibi Facinotti.